una partita davvero emozionante che ha visto l'allungo iniziale da parte vostra per 2-0 per poi chiudere in maniera imperiosa ai vantaggi l'ultimo parziale. Diciamo che loro al terzo set hanno reagito e noi diciamo non siamo state pronte subito ad avere un'altrettanta diciamo prontezza, ecco, non siamo state pronte. Al loro ritorno che era legittimo in considerazione anche della posizione in classifica, la differenza dei valori in classifica che poi non si sono visti. Beh, diciamo noi abbiamo fatto una buona partita nonostante il periodo tra infortuni e influenze e quindi diciamo è stata una sorpresa anche per noi, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e insomma abbiamo ottenuto il risultato. Abbiamo visto che tu hai opzionato delle scelte offensive piazzando la palla o sparandola con il tuo mancino mortifero. Beh, i muri erano molto alti, quindi bisognava alternare. Qual è stata la soluzione che ha permesso alla tua squadra di vincere questa partita? Dove c'è stata la differenza che ha permesso di vincere questa partita? Noi siamo riuscite a essere più ordinate in ricezione, in battuta e anche a muro, devo dire che questa... Le coperture anche, nelle extra coperture, sei stata molto, esatto, molto efficace. Cosa che scorsa settimana non era riuscita e diciamo siamo riuscite a stare concentrate su quello che dovevamo fare. Probabilmente l'allenatore ha lavorato molto su questo fondamentale. Sul quale eravate state deficitarie. Esatto, sì. Insomma, abbiamo fatto un allenamento proprio specifico per questa cosa. Quindi ossigeno per la vostra classifica e soprattutto si vede il campionato da un altro punto di vista dopo questa vittoria. Quello sicuramente, oltre diciamo ossigeno al campionato, fa molto morale. Ecco. Diciamo forse più quello che è vero, 3 punti insomma ci volevano, ma all'umore è più importante per l'umore. L'aspetto psicologico diventa determinante proprio in questo tipo di partite. Sì, e al momento, in questo momento del campionato che bisogna recuperare qualche punto che abbiamo perso per strada. Di Stefano un cognome celeberrimo per quanto riguarda il calcio, ma che diventa celeberrimo anche quest'oggi alla luce di questa vittoria importantissima, oltre ogni rosea aspettativa. Diciamo che dopo l'urlo liberatorio ho ricordato un altro di Stefano famoso, il tenore che è qui. Il tenore, cioè... quindi di Stefano sulle righe, diciamo quest'oggi. Sì, è stato oggi, diciamo, sapevamo che era una partita difficile per tanti motivi, primo perché loro comunque sono un'ottima squadra, sta lottando per un posto ai playoff. Sì, sono al terzo posto della graduatoria generale a 32 punti, sì, contro i 39 dell'Alfieri Chiari ieri, esatto. Avviato verso una promozione insieme ad Aprilia, se non vado errato. Sì, esatto. Quindi diciamo che difficile era già per questo, ma difficile soprattutto perché sono 3 settimane che abbiamo un sacco di problemi, quindi problemi fisici ma soprattutto dettati da influenze varie, non ci permettono di allenarci con continuità, però non ci lamentiamo, nel senso che comunque bisogna andare avanti, questo non è un problema che abbiamo sicuramente solo noi, quindi non ci sono attenuanti, infatti oggi le ragazze sono comportate benissimo, hanno cercato di... Che cosa le è piaciuto di più in ordine all'aspetto tattico oppure motivazionale? Devo dire che mi è piaciuto di più l'aspetto motivazionale, perché comunque oggi abbiamo dimostrato, a differenza di altre partite, che comunque anche nei momenti di difficoltà, anche quando siamo andati sotto, comunque abbiamo avuto delle reazioni positive che ci hanno portato anche alla vittoria, per esempio, del secondo set, no? Quindi comunque questo è stato importante, è una dimostrazione che quando riusciamo a giocare con un pochino più di intensità, se riusciamo a trovarla anche in allenamento, per fortuna sembra che adesso siamo tutte recuperate, speriamo di dare un po' di continuità in questo senso. Quindi l'importante è continuare a lavorare per cercare di raggiungere il prima possibile una salvezza più tranquilla possibile. Insomma. Forse l'unico neo dal punto di vista tecnico potrebbe essere stato quello legato alle battute sbagliate, ma probabilmente era un suo dettame, oppure si è cercato di forzare per scardinare la ricezione avversaria. Guarda, in realtà ho notato che abbiamo sbagliato tante battute facili, non abbiamo sbagliato, io mi sono arrabbiato perché non forzatura. Avevo chiesto magari in alcune situazioni di forzare un po' di più su alcune situazioni e in realtà invece abbiamo sbagliato palle a rete. Se avessimo sbagliato qualche battuta a metà rete, proprio nella parte mediana della rete, quindi abbondantemente out, battute forzate oppure larghe, esatto. Sì. Comunque abbiamo sbagliato qualche battuta di troppo e quello forse è il dato più negativo della giornata, che però adesso si compensa con la vittoria, quindi poi ne parleremo in settimana di questo problema.